Bentornati a questo nuovo video. Oggi faremo una piccola recensione del mio orologio da outdoor Suunto Military All Black. Cominciamo a vedere quali sono le cose che mi sono piaciute e non piaciute di questo orologio. Ho già che ce l'ho al polso, per cui riesco a dirvi praticamente quali sono tutti i difetti riscontrati. Il primo difetto che si vede di questo orologio, a livello proprio costruttivo, è la delicatezza della vernice sul bordo ghiera. Dopo un po', pochissimo che lo utilizzate, il continuo sfregamento fa sì che la vernice si tolga in un attimo. Per cui, dopo un po' che lo indossate, il bordo verniciato della ghiera rimarrà senza la vernice. Altro difetto di questo orologio è il cinturino. Questo è già il terzo che cambio. Ho trovato un link su Amazon dove potete comprare un cinturino di ricambio praticamente a 10 euro. Lasciate stare l'originale, costa veramente un sacco di soldi. Altro difetto relativo è la durata della batteria, che è di 2 o 3 mesi al massimo se utilizzate l'orologio in maniera continuativa. La cosa invece davvero più odiosa di questo orologio è il display, ragazzi. Non si vede veramente un tubo. È stato fatto per essere invisibile, per non rivelare la posizione del militare nemico senza illuminazioni sul display, ma per utilizzo civile è veramente un dramma. Io vedo veramente pochissimo e purtroppo questo, a mio avviso, è il più grande difetto di questo orologio. Esiste anche un modello che ha il display normale, ossia sfondo bianco e indicazioni scure. Secondo me, a fini escursionistici, forse era meglio. Detto questo, è un buon orologio e supporta diverse funzioni. Questa recensione noi vedremo soltanto l'utilizzo che interessa in escursione, che è quello delle due funzioni principali, che sono l'altimetro, il barometro, ovviamente, che sono collegati, e l'utilizzo della bussola. Quello che interessa quando si fa un'escursione in montagna è capire l'altitudine a cui si sta salendo, o meglio, capire anche quale sia la differenza di altitudine mentre si sale e capire quale sia la pressione atmosferica assoluta per capire, a seconda delle differenze di pressione che vengono rilevate, il tempo possa volgere a brutto oppure rimanere bello, permettendo così di continuare l'escursione. Questo orologio è dotato anche di Storm Alarm. Se a parità di altitudine si ha un calo di 4 HPA in 3 ore, si attiverà la funzione Storm Alarm perché la probabilità di essere sorpresi da un temporale è veramente molto alta. Si suggerisce in questi casi di interrompere l'escursione e cercare un rifugio o affrettarsi a scendere, insomma, dalla montagna. L'orologio è dotato di due sensori, quindi, che sono il sensore di pressione assoluta per la funzione altimetro, barometro, profondimetro ed è il sensore geomagnetico per la funzione bussola. L'orologio calcolerà a seconda dei parametri di pressione e altitudine inseriti con la funzione altimetro l'altitudine, ossia pressione atmosferica assoluta, che è quella che il sensore rileva, più la pressione atmosferica a livello del mare, che è un parametro che dovremo andare ad inserire, l'orologio riuscirà a calcolare l'altitudine. Ovviamente i cambiamenti nelle condizioni meteorologiche locali influiranno parecchio sui valori dell'altitudine, per cui se le condizioni atmosferiche locali cambiano molto spesso, bisognerà andare a resettare frequentemente il valore di riferimento attuale relativo all'altitudine. Andiamo quindi a vedere come impostare le funzionalità dell'orologio. L'orologio è dotato di una pulsantiera lato destro e lato sinistro. Per andare a selezionare la modalità di altimetro o barometro, piuttosto che profondimetro, bisognerà tenere premuto il tastino laterale per qualche secondo, fino a quando l'orologio entrerà in questo menu. Con i tasti sopra e sotto andrò a selezionare il menu che mi interessa. Andiamo sulla sezione altimetro-barometro e ripremiamo il tasto laterale. Con il menu profilo andrò a selezionare il tipo di profilo che mi interessa. In questo caso selezionerò il profilo barometro e l'orologio mi indicherà sempre la pressione atmosferica assoluta.
Andando invece a selezionare la modalità altimetro, l'orologio inizierà a indicarmi l'altitudine calcolata. Come detto prima, bisognerà impostare nel menu Reference i valori richiesti dall'orologio. Mi sposto quindi sul menu Reference e vado ad impostare la pressione rilevata oggi dal centro meteo, rilevata a livello del mare, che sono 1015 millibar. Andando a premere invio, vado ad impostare la pressione. Dovrò andare adesso ad impostare, andando a cercare sempre sul menu, altimetro barometro, qual è la mia altitudine attuale di riferimento. Dove mi trovo in questo momento, l'altitudine è di circa 103 metri. E andrò ad impostare. Uscendo con l'apposito tastino in alto a sinistra della tastiera di sinistra, uscirò dal menu. E da questo momento in poi l'orologio comincerà a calcolarmi in maniera corretta l'altitudine a cui mi trovo. Come detto prima, i cambiamenti di pressione non dovuti a differenza di altitudine influiranno nella mia misurazione. Sempre con l'orologio in modalità altimetro, con il tastino in basso della tastiera di sinistra, andremo a selezionare la funzione che mi indicherà la differenza di altitudine. Premendo il tasto Start-Stop, l'orologio emetterà un suono e da questo momento in poi inizierà ad indicarmi la differenza di altitudine. La differenza di altitudine, fermando la funzione Start Stop premendo ancora il pulsante laterale, potrà essere resettata col tasto più. Questa funzione permetterà di capire e di vedere la differenza di altitudine rispetto al punto di partenza in cui mi trovo. Durante l'escursione, quindi, potrò passare in modalità altimetro piuttosto che in modalità barometro, andando a cambiare il profilo. Voglio utilizzare il mio altimetro, passerò in modalità altimetro. Voglio passare in modalità barometro, passerò quindi in modalità barometro, andando a visualizzare la pressione atmosferica assoluta. L'orologio supporta anche una modalità automatica, ossia si sposterà dalla modalità barometro alla modalità altimetro nel momento in cui in 3 minuti io mi sposto di altitudine di 5 metri. Questa misurazione continuerà ad essere precisa dipendendo l'altimetro fondamentalmente dal sensore di pressione fino a quando le condizioni di pressione varieranno soltanto in funzione dell'altitudine. Le differenze di pressione variano in maniera naturale a seconda dell'ora della giornata, ma possono anche variare a seconda del cambiamento delle condizioni meteorologiche. Non dovrò fare unicamente affidamento sulla prima regolazione effettuata, ma dovrò ritarare l'orologio se la mia escursione durerà parecchie ore o parecchi giorni, andando a inserire i valori di riferimento corretti dovuti alle mutate condizioni meteorologiche. Come si vede, intanto nel profilo barometro, il mio orologio indicherà con un grafico la differenza di pressione durante l'ultimo periodo e mi indicherà il valore di pressione assoluto sul display. In alto all'indicazione di valore assoluto di pressione sul display avrò una freccina. A seconda della posizione di questa freccina, l'orologio mi indicherà l'andamento della pressione. Come si vede in questo caso, la freccina è orizzontale. Andando a prendere
il manuale di riferimento, andiamo a vedere quali sono le funzionalità di questa freccina indicata sul display, permetterà di interpretare qual è il prossimo futuro della situazione meteorologica. È abbastanza comunque intuitivo capire che una freccina in salita indicherà un cambiamento di pressione dal basso verso l'alto, dove il meteo volgerà sicuramente al bello. Se la freccina si mettesse in una posizione 45 gradi verso il basso, le condizioni di pressione a parità di altitudine, perché questa è la cosa importante, ovviamente se mentre io salgo e scendo, facendo variare così le condizioni di pressione atmosferica, cambiano, questo dato andrà a influenzare la mia rilevazione di pressione, che invece voglio andare a leggere per capire quali sono le condizioni meteorologiche. Qui diciamo che la funzione altimetro e barometro sono complementari, ma a seconda della funzione che mi serve, devo mettermi io in alcune condizioni. A parità ovviamente d'altitudine, una variazione di pressione in negativo mi indicherà sicuramente che il maltempo potrebbe avvicinarsi. Cliccando tre volte il tasto invio, mi sposterò nella modalità bussola. Innanzitutto va fatta la taratura. E questa taratura va fatta ogni volta che l'orologio ne avrà bisogno. A maggior ragione quando cambiamo la batteria. Per fare la taratura della bussola occorrerà mantenere l'orologio in piano ed effettuare una rotazione fino a quando l'orologio entrerà automaticamente nella modalità bussola. Per fare questa operazione in maniera più facile sarà sufficiente appoggiare l'orologio su un piano e girarlo per qualche secondo. Una volta tarato l'orologio, sarà sufficiente premere il tasto Start. L'orologio è abbastanza intuitivo, me lo utilizzo. Come vedete, offre una piccola tacca illuminata che indica il prossimo tasto da premere quando si fa un'operazione. Una volta finita la taratura, l'orologio entrerà automaticamente nella modalità bussola. Andando a premere il tasto illuminazione per risparmiare corrente della batteria, l'orologio attiverà la luce in modalità lampeggiante. Non vi spiegherò in questo video come funziona una bussola, ma troverete sul canale diversi video che ne spiegano il funzionamento. La modalità bussola, facendola partire con il tasto Start, ricordo che andrà comunque in timeout dopo qualche secondo, premendo il tasto sinistro basso della mia tastierina, riuscirò a spostarmi nelle tre modalità della bussola. Nella prima indicazione mi indicherà anche l'orologio. Nella seconda modalità mi indicherà la direzione di massima come punti cardinali, oltre che le coordinate goniometriche. Nella terza modalità sposterò la bussola in modalità rotta. Ossia, andando a puntare l'orologio verso una direzione che voglio seguire, sarà sufficiente premere un'altra volta il tasto Start e l'orologio mi indicherà esattamente la rotta che voglio seguire, utilizzando il nord geografico dell'orologio. Nel momento in cui mi sposto di direzione, come si vede, l'orologio mi indicherà di girare a destra e a sinistra per riportarmi in rotta. Quando tornerò in rotta impostata, le due freccine sopra il quadrante delle coordinate goniometriche torneranno a coincidere, indicandomi che sono sulla giusta direzione. Quindi, cosa penso davvero di questi sistemi, di questi orologi multifunzione fatti per l'outdoor? Sì, sono strumenti cui intanto bisogna avere veramente una confidenza pazzesca. Sia prima di affidare l'escursione a uno strumento del genere, occorrerà veramente imparare a usarli bene e ad occhi chiusi. A mio parere vanno usati come strumenti di backup, ad una buona strumentazione invece dedicata come un GPS, come una bussola magnetica, come una cartina e altri tipi di strumenti. Detto questo, fanno il loro lavoro e sono comunque utili. Vi ringrazio ancora per aver partecipato a questo nuovo video e ci vediamo.